Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo un fotoritocco un po' complicato con GIMP, è il fotoritocco dello scontorno dei capelli di una modella nera con capelli ricci. Nel nostro canale già c'è un video che parla dello scontorno dei capelli di una modella bianca con capelli, diciamo, lisci e biondi, viene fatto con lo strumento tracciati, non propriamente in maniera professionale, ma almeno è semplice. Vediamo il fotoritocco di oggi, apriamo il file di questa bella modella, vedete che ha i capelli ricci. Questo fotoritocco, questo scontorno non è così semplice perché quando ci sono questi capelli ricci è molto difficile staccare il primo piano dallo sfondo, però ne abbiamo scelto uno che non è fra i più complicati perché come vedete che dietro ha un colore. Se dietro avesse avuto, non so, un muro di mattoni, delle foglie, degli alberi sarebbe stato molto complicato. Noi la vogliamo fare facile. Quello che faremo con lo strumento maschere, tenteremo di staccare il primo piano e dallo sfondo. Per fare questo noi dobbiamo trasformare praticamente la modella in una macchia di colore bianco e lo sfondo in una macchia di colore nero. Questa è l'unica maniera per poter staccare il primo piano dallo sfondo da una fotografia che non ha livelli e quindi che ha tutto, diciamo, fuso all'interno di un'immagine. Ma siccome la modella è nera con capelli neri, all'inizio faremo tutta una macchia nera su sfondo bianco e poi invertiremo i colori. La prima cosa che bisogna fare è tasto destro sul livello e duplicare subito il livello perché in pratica non si lavora nel livello principale. Togliamo anche l'occhio, abbiamo duplicato il livello, questo lo chiamiamo, diciamo, preparazione maschera, questo livello, e questo qua lo chiamiamo doppio cliccando originale per farci capire. Andiamo nel livello di preparazione maschera, abbiamo detto che noi dobbiamo produrre il contrasto maggiore fra il primo piano e lo sfondo. Prendiamo all'interno del menu colore, per esempio, il pannello livelli, e noi con il color picker, cioè con questa la pompetta del colore, vedete questa qua è quello che dice scegli il bianco e di preleva punto bianco, noi gli diciamo che vogliamo che questo colore qui sia bianco. Forse non si vede a schermo nel video di YouTube, ma questo non è un bianco, è una specie di colore che va verso il celeste, e gli diciamo questo deve essere bianco. Vedete che GIMP ha individuato il colore che noi vogliamo come bianco e stiamo iniziando a produrre un contrasto fra il primo piano e lo sfondo. Poi prendiamo questo qui, questo color picker, vedete che dice preleva un punto nero per tutti i canali. Lo clicchiamo e diciamo che invece i capelli che sono praticamente marroni devono essere ancora più neri. E vedete che stiamo producendo un certo contrasto fra lo sfondo e la modella. Stiamo lavorando in un livello di preparazione, quindi noi non stiamo intaccando il livello originale, stiamo preparando il livello dal quale verrà ritagliata la maschera per poter scontornare e produrre la trasparenza. Al posto del bianco ci sarà trasparenza. A questo punto tentiamo con questa freccina di aumentare ancora più, vedete, praticamente l'abbassamento della luce della modella, senza esagerare perché a un certo punto si producono degli artefatti sul bianco e da bianco ridiventa grigio e quindi crea dei problemi. Va bene così, facciamo così, poi possiamo prendere all'interno del menu colore, per esempio, possiamo prendere sicuramente quello del contrasto, luminosità e contrasto, e tentare, vediamo, di aumentare un pochino il contrasto, vediamo se funziona. Esageriamo, vedete che si sta scurendo, diciamo, la modella, e controllando sempre se questi tipi di attività hanno degli effetti sul bianco che invece deve rimanere bianco. L'abbiamo scurita parecchio, diciamo che va bene così. A questo punto noi quello che faremo è semplicemente con un pennello non sfumato, con un pennello con bordi duri, sceglieremo, mettiamo una opacità completa del 100% e scegliamo una dimensione abbastanza grande. Vedete, in questi tipi di campi, se la freccina è singola, il valore aumenta di centinaia di entità, se invece la freccina è doppia aumenta di decine. Quindi per essere più precisi ci vuole la freccina doppia. Per avere un aumento più grossolano ci vuole la freccina singola. Adesso quello che faremo è proprio con il nero coprire la modella. Non vi preoccupate, noi non stiamo incidendo affatto sul livello originale, che vedete rimane tale, ma noi stiamo operando sul livello di preparazione della maschera. La modella, tutto ciò che modella deve diventare nero e lo sfondo deve diventare bianco. Poi invertiremo i colori perché nel procedimento di maschera tutto ciò che è bianco produce il passaggio della luce, quindi il mantenimento della modella. Tutto ciò che è nero è opaco e crea una maschera che non fa passare la luce. Adesso faremo, che cosa facciamo? Diminuiamo la dimensione e poi noi zoomiamo contro la rotella, pigiando la rotella ci avviciniamo e tentiamo di finire questo lavoro di introduzione del nero al posto della modella. Diciamo che l'attività più noiosa e ovviamente più difficile è mano a mano che ci si avvicina ai bordi, perché bisogna avere un pochino una mano ferma di quelli che hanno le persone che fanno questo lavoro professionalmente, e praticamente bisogna
avere un pochino la mano ferma. Vediamo, noi lo stiamo facendo piano piano, dobbiamo fare velocemente perché questi video di YouTube non devono durare troppo, altrimenti le persone si stufano e abbandonano. Vediamo che rimane del rosso. Allora, un'altra cosa che possiamo fare, noi facciamo subito la desaturazione. Andiamo sempre per mantenere lo stacco fra il primo piano che deve essere nero e il secondo piano che deve essere bianco. Noi andiamo e facciamo tonalità saturazione, anzi facciamo direttamente, facciamo saturazione e portando la scala verso lo zero, tutti i colori, la desaturazione significa portare i colori al nero. Vedete, diventano neri. Così abbiamo una facilità di operazione. Vedete che il rosso è diventato nero. Continuiamo con il pennello con una opacità del 100% duro, senza praticamente senza sfocatura, e andiamo vicino per vedere se stiamo lasciando. Vedete, nella produzione di una maschera ci deve essere il bianco e il nero. I grigetti non vanno bene perché producono un effetto di bassa qualità del fotoritocco. Vedete che noi stiamo insistendo qua, diminuiamo un pochino la dimensione ancora, ancora un poco qua. E noi tentiamo di eliminare i grigetti perché il grigetto è ciò che quando viene fatto lo scontorno tramite il taglio della maschera produce un effetto negativo. Quindi ci deve essere maggior stacco possibile fra il soggetto che stiamo scontornando e lo sfondo. Purtroppo il problema di questo tipo di operazione è sempre il punto di contatto fra la modella e lo sfondo che rimane così in grigetto. Noi tenteremo di fare un lavoro più preciso possibile, ma tenete conto che stiamo utilizzando il mouse invece di utilizzare la tavoletta grafica con la penna. Poi quello che bisogna fare è controllare se con il bianco, cambiando il colore, se non ci sia rimasto da qualche parte, no, qualche pixel bianco o grigetto. E quindi io che cosa sto facendo? Mi sto accertando di aver colorato tutto di bianco, riprendo il nero scambiando i colori di base e mi accerto. Poi si fa un po' di zoomate per vedere se non ci vedete qua, c'è qualcosa che rimane, qualche pixel che rimane colorato in mezzo, vedete, io lo continuo a, diciamo, a colorare di nero. Ecco qua, ci allontaniamo, diciamo che siamo soddisfatti. Adesso che noi abbiamo operato nel livello di preparazione della maschera, vedete, non abbiamo toccato l'originale, quello che possiamo fare è andare nell'originale, tasto destro, e gli diciamo aggiungi maschera di livello. Quale tipo di maschera di livello? Bianco con opacità completa, perché la modella sarà bianca e quindi il ritaglio della maschera farà passare la luce. Poi, siccome abbiamo scelto bianco con opacità completa, dobbiamo andare nel menu colori e facciamo inverti colore. Vedete che la modella diventa bianca e lo sfondo diventa nero. Approfittiamo ancora una volta con il pennello perché vediamo che qualche pixel è rimasto, non so se lo vedete a schermo, e ci rendiamo conto che questa deve essere la modalità di scontorno, perché vedete ancora qui qualche pixel, perché i capellini che sono un pochino bianchi, vedete questo capellino qui bianco, ecco, per il fatto che sono bianchi riusciranno a rimanere nello scontorno. A questo punto che abbiamo attivato una maschera bianca con opacità completa, che abbiamo completato lo scontorno, selezioniamo il livello di preparazione della maschera, facciamo menu modifica taglia. Poi andiamo nel livello di maschera, facciamo menu modifica incolla ed ecco che abbiamo fatto il nostro scontorno. Cioè noi abbiamo creato una trasparenza intorno ai capelli tentando di mantenere i capelli e lo sfondo il più possibile. Non è venuto perfetto, ma noi ci accontentiamo di questa qualità, praticamente avendo tagliato una maschera completamente bianca che lasciava i capellini bianchi perché il bianco è quello che lascia. Vedete che c'è una selezione fluttuante, premiamo il tasto ancora e la selezione viene fatta. A questo punto, se ci riteniamo soddisfatti, possiamo fare tasto destro, applica maschera al livello, e per controllare se lo scontorno viene fatto bene possiamo aggiungere un livello, ci mettiamo come sfondo il bianco, lo prendiamo e lo mettiamo sotto. Vediamo qua e controlliamo un po' come è venuto. Ovviamente sul bianco perché ci difendiamo bene, sembra che lo scontorno sia venuto bene di qualità, perché lo sfondo era praticamente bianco. Ma se noi ci rendiamo conto, andiamo, cambiamo il colore e con il secchiello lo riempiamo di nero, se ci dà retta un attimo, ecco, vediamo che in realtà lo scontorno non è, se dovessimo mettere la nostra modella, a parte questa parte che non ci è venuta bene, su uno sfondo nero, vedete che lo scontorno non è venuto benissimo. In questi casi qua, se uno deve mettere lo scontorno su uno sfondo nero, che cosa fa? Diciamo, seleziona il livello, prende lo strumento, per esempio questo qua, che si chiama brucia, vedete? Lo strumento scherma e brucia, si seleziona l'opzione qui, brucia, che solitamente è selezionato su scherma, si prende un pennello molto sfumato,
si aumenta la dimensione del pennello, vedete? Lo aumentiamo abbastanza, e poi si fa così, diciamo, per bruciare le parti e renderle meno grigiette, se uno deve fare, diciamo, uno scontorno per mettere la modella su uno sfondo scuro. Chiudiamo così, vediamo un po', vediamo che ci sono un po' dei problemi della pelle della modella, no? Che cosa possiamo fare sempre per far vedere come si utilizzano le maschere. Questa volta invece di utilizzare una maschera bianca con opacità completa, la creiamo nera con opacità, con trasparenza completa. Allora facciamo così, duplichiamo sempre il livello per non lavorare in maniera distruttiva nel livello originale. Per pulire, per fare la pelle liscia alla modella, facciamo un filtro, sfocatura gaussiana, 1,5, vedete, andiamo a occhio, 1,5 ci sembra un pochino troppo di livello, possiamo sceglierne uno solo qua, tanto sono collegati. Scegliamo uno e facciamo invio, quindi facciamo una sfocatura di 1,5 e siccome stiamo lavorando nel livello di copia, a questo punto possiamo fare tasto destro, aggiungi maschera di livello, in questo caso nero con trasparenza completa. Vedete, sembra che la sfocatura scompare, ma in realtà è stata messa sotto in preparazione del nostro lavoro. Siccome la maschera che abbiamo fatto è nera con trasparenza completa, noi il pannello lo dobbiamo prendere bianco. Prendiamo un pennello sfumato, diminuiamo un po' l'opacità, diciamo portiamo al 65%, che 100% è troppo, eh. Vediamo al 65%. Noi faremo rivenire fuori il filtro di Gauss, cioè la sfocatura, per allisciare la pelle in maniera molto veloce. E riportiamo il pennello in una dimensione un pochino, facciamo così, diamo i 62, vediamo. Vedete che cosa stiamo facendo con la sfocatura? Noi abbiamo fatto la sfocatura, poi abbiamo detto nel livello di lavoro praticamente di introdurre una maschera nera con opacità completa. E vedete che praticamente dando una ripassata con il bianco, dato che la maschera è nera con opacità completa, gli stiamo un pochino allisciando la pelle senza esagerare perché altrimenti viene un effetto un pochino artificiale. Diminuiamo la dimensione per fare un po' il naso, facciamo qui il contorno. Dopo, se con questa operazione, ovviamente questa operazione non può far perdere definizione né agli occhi né alle ciglia né a questo punto, se uno esagera. Vedete come sto facendo? Sto sfocando troppo i capelli, cioè nella volontà di fare una pelle liscia si esagera e fa una pelle un po' di plastica, e la bocca, le labbra, gli occhi non devono essere toccati. Uno cambia colore, riprende il nero e ridà, cliccando, facendo dei clic, vedete, ridà dimensione e definizione ai colori. La stessa cosa per le narici del naso e ecco, vediamo, accorgiamo che abbiamo perso della risoluzione delle ciglia, diciamo che a questo punto sicuramente il fotoritocco e lo scontorno è finito, per fare in breve, e vedete che cos'è la maschera. Basta fare tasto destro e mostra maschera di livello. Vedete quello che abbiamo fatto? Abbiamo fatto un filtro di Gauss e poi l'abbiamo applicato solo dove vogliamo, quindi abbiamo lasciato le ciglia, gli occhi e la bocca che non devono essere scontornati. Quindi che cosa facciamo a questo punto? Semplicemente applichiamo la maschera. Applichiamo maschera di livello e gli diciamo, vedete che cos'è la maschera di livello? È questa sfumatura che rende la pelle più liscia tramite il filtro di Gauss. Facciamo tasto destro, facciamo fondi in basso e abbiamo concluso il nostro scontorno con un miglioramento della pelle. Quindi facciamo file, se vogliamo salvare il progetto si fa salva col nome, te lo salva con le letterine, no, del progetto diciamo di GIMP. Se vogliamo subito l'immagine facciamo esporta come, scegliamo sempre il PNG. E lo mettiamo perché ha la trasparenza, lo mettiamo nella scrivania, così facciamo il confronto. Annulliamo la compressione, se il valore è alto c'è alta compressione, lo mettiamo a zero per avere la maggior qualità possibile e andiamo a fare il confronto. Prendiamo la modella prima su sfondo bianco, vedete questa era la modella nera con capelli ricci neri su sfondo bianco per facilitarci. Andiamo a vedere, questo è il nostro contorno, guardate, concentratevi anche sulla scontorno, concentratevi sulla pelle, vedete che qui ci sono degli artefatti, se noi vediamo, vedete, se noi andiamo avanti questi artefatti non ci sono più. Quindi questo è il nostro scontorno, questo è quello che riusciamo a fare, e se lo sfondo è bianco e poi lo si mette su una pagina web bianca, ovviamente è un trucco. Come abbiamo visto, se la mettevamo in una pagina web nera, lo scontorno era di una minor qualità. L'abbiamo fatto utilizzando la maschera bianca con opacità completa per fare lo scontorno e introdurre la trasparenza, mentre la maschera nera con trasparenza completa e il filtro di Gauss per fare l'effetto pelle liscia. Grazie a tutti per aver visto questo video fino alla fine, spero vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.